Vittoria, no? Cioè, goduta poco, visto. Vittoria importante. Ascolta, migliore in campo. Raccontami un po' di te, dai. Mi chiamo Mattia, gioco a sala da 2 anni. Mi trovo molto bene con i miei compagni e quest'anno stiamo cercando di fare qualcosa in più in questo torneo. L'anno scorso sfortunatamente siamo usciti ai gironi e speriamo di andare avanti quest'anno. Parlami un po' del sala, dai, com'è il settore giovanile? Una bella società. Ci divertiamo e pensiamo a giocare. Hai fatto delle presenze quest'anno in una? Una presenza, sì. Solo una? Sì. Ti devo raccomandare. Niente, dai, ti ringrazio e forza sale. Speriamo di andare avanti. Ciao. Vittoria, arrivata nel finale. Partita come l'hai vista? Partita secondo me ha fatto forse un po' meglio loro nel primo tempo, però direi che noi abbiamo rischiato solo su dei nostri errori difensivi, un retropassaggio sbagliato. E poi nel secondo tempo, dopo che abbiamo preso gol sul rigore giusto, abbiamo fatto un po' meglio noi, forse anche grazie ai cambi sicuramente. E siamo riusciti a pareggiare e poi a far gol nel finale con una bella azione corale di tutta la squadra. Mi ha detto Botoli, che è una vecchia volpe che di calcio ne sa, è un'enciclopedia, di fare i complimenti ai due mister, perché davvero ha visto due belle squadre che hanno giocato, che si sono affrontate bene, in pratica una bella partita, si è proprio divertito. Sì, allora secondo me il primo tempo è stato un po', diciamo, un po' bloccato, perché noi li aspettavamo, loro hanno giocato un po' di più, però e non ci sono state tantissime occasioni se non su due nostre ore difensivi. Secondo tempo secondo me è stato. Sì, però Botoli quando parla di belle partite così parla di come sono messi in campo, di come cercano, cioè anche se aspetti, però è una tua tattica, cioè fa parte del gioco del calcio. Sì, sì, cioè, no, quindi. Sì, sì, no, in effetti il primo tempo noi eravamo messi bene, li abbiamo aspettati e sapevo come giocavano loro, che tecnicamente hanno qualcuno bravo, c'erano anche qualcuno della prima squadra, però noi siamo stati lì, li abbiamo aspettati, cercavamo di ripartire, dopo nel secondo tempo, dopo che abbiamo preso il gol, abbiamo giocato un po' di più, ho messo una punta in più alla fine per cercare di vincere, è andata bene. Niente, mister, ci vediamo alla prossima, complimenti. Grazie. Sono belle vittorie, immagino. Ciao, si godono sempre. Ciao. Allora mister, innanzitutto faccio anche te i complimenti, perché Botoli mi ha detto di girare i complimenti, che ha detto due belle squadre, tra l'altro messe molto bene in campo e che hanno cercato il gioco sempre e comunque. Voi un po' di più di loro, però si è divertito.
te un po' meno perché hai perso alla fine, però cioè questo è il calcio, no? Sì, no, ma al di là della sconfitta che abbiamo evitato di perdere, a me la mia squadra non è piaciuta, sono sincero. Ah, quindi diamo un pistone a botte. No, beh, cioè, il calcio vediamo lo suo, siamo stati sempre lenti, sempre prevedibili, abbiamo mosso la palla che si capiva lontano un miglio quello che volevamo fare, quindi eravamo sempre prevedibili. Sinceramente siamo sempre tutti qua a far bella figura, quest'anno come prima partita, di tutte le partite che io ho giocato in questo torneo, a me personalmente è quella che è piaciuta meno. Come sì, diceva, perché... io sono sandoriano, come diceva Bosco, squadra gioca come gioca a centrocampo non abbiamo mai passa una, quindi di conseguenza. Anche perché facendo la vostra storia avete sempre fatto messo in mostra delle bellissime cose in questo torneo. Noi però... non ci lamentiamo delle assenze, in un reparto ce l'avevamo, però il problema nostro di quest'anno è che siamo un po' umili, non abbiamo un minimo di continuità, perché voglio dire non riusciamo a dare continuità ai risultati e sì, anche come gioco siamo un pochettino, lasciamo a desiderare, siamo lenti, però, siamo... Però giocare anche contro una squadra che ti aspetta non è semplice. Cioè, questo lo sapevamo, però voglio dire, quando una squadra ti aspetta esiste fare movimento senza palla, esistono fare cose... Verticalizzare un po' di più. Tutte cose che stasera non abbiamo fatto e che sapevamo che dovevamo fare. A me sinceramente, normalmente io sono che è una squadra, quando gioca bene lo dico e gli faccio i complimenti, a me stasera non sono piaciute, abbiamo tentato di perdere per il semplice fatto che abbiamo fatto la partita come volevano loro. Però siamo riusciti ad andare in vantaggio in un momento dove il gol forse ce lo meritavamo nel primo tempo, nel secondo tempo era un momento che era un po' addormentata la partita e una volta fatto gol sono venuti fuori tutti i nostri limiti che abbiamo quest'anno, non siamo umili, non riusciamo a gestire la partita perché giochiamo di prima delle palle a metà campo e le perdiamo per la partita per gli altri, e contando la portiamo e abbiamo guardato nessuno. Purtroppo quest'anno è stato il nostro problema tutto l'anno. Ti ringrazio, ti lascio andare e ci vediamo alla prossima. Ci vediamo venerdì prossimo. Migliore in campo della tua squadra, nonostante abbiate perso, quindi migliore in campo avete perso, non c'è da andare molto fieri, eh? No, per niente, perché siamo partiti abbastanza bene, abbiamo fatto un bel gol nel secondo tempo, sul rigore che è stato causato giustamente da loro, e poi dopo abbiamo buttato via la partita giocando con frenesia e non tenendo più la palla. Quindi dopo loro sono stati più bravi e hanno meritato di vincere. Ascolta, parliamo di te. Allora dimmi un po' com'è la tua storia calcistica. Ho fatto 2 anni a Parma, 2 anni nelle giovanili del Parma, poi dopo ho girato in varie squadre dilettantistiche a Parma, come la Picardo, l'Arsenal. Poi l'anno scorso ho fatto 1 anno in promozione a Monticelli e quest'anno ho deciso di venire qua a Tirano. Hai fatto delle presenze in promozione? Sì, ho fatto l'anno scorso 10-12 presenze da titolare e quest'anno 7-8 da titolare a Langhiran. Ok, complimenti, quindi sei una delle promesse del calcio parmense, dilettantistico, ok? Purtroppo. Vabbè, però vedrai che il calcio dà sempre soddisfazioni comunque. E ti ringrazio e ci vediamo alla prossima. Alla prossima, grazie. Sempre ci sarà migliore in campo che la prossima. Ciao. Peccato.